Io non penso troppo quando faccio le cose, è tutto un processo molto fluido, molto personale e di come sono io, cioè non è che faccio arte, l'arte è la mia vita. Mi chiamo Red, sono un artista a 360 gradi, o così dicono. Penso che l'arte abbia più sfaccettature e io voglio impararle a fare tutte. La mia ricerca stilistica si è ancora in fase di processo. Prendo sempre ispirazione da qualcosa o da qualcuno e cerco di tramutarlo in qualcosa che è mio e migliorare sempre di più la tecnica affinché magari quella lettera piuttosto che quel disegno che ho preso diventi completamente una cosa nuova e più personale. Fino a questo punto delle cose che ho fatto, diciamo che il logo della mia faccina un po' è quello un po' più riconoscibile e io ho utilizzato i 5 capelli che faccio sempre insieme al logo e li metto un po' nei disegni che faccio, nelle tag. Però sì, sono ancora in fase di processo, cioè ho ancora molto da lavorare. E l'espressione della mia faccina è l'espressione di una faccia stupita e spaventata allo stesso tempo, con aggiunta dei capelli, no? Ed è quello un po' che provo nella vita, perché mi rendo conto, capito? Cioè, all'inizio ero un ragazzo spaventato in un mondo nuovo. Ed era nata così. Poi allo stesso tempo crescendo ho realizzato che potevo essere magari uno dei 1000 orfani che purtroppo non ha ancora una casa, invece io ho avuto 2 genitori che mi hanno voluto bene, mi hanno dato un'istruzione, una seconda vita e sono stragrato a loro tuttora e non sarei nemmeno qua. Imparo molto quando cado, capito? Non che mi piace cadere ogni 2x3, però diciamo che quando faccio un errore ci rimango male, molto spesso è un io contro io per cercare di rimediare quell'errore o farlo, cioè, molto meglio. Cioè, non so, se io se sbaglio cerco di fare le cose molto meglio, se cerco di ripararlo, quindi è sempre una guarigione. Cioè, mi piace vedere le mie cicatrici, capito? Per farti capire. Cioè, da piccolo andavo sempre in skate, cadevo tanto. Però quando cadi con lo skate, ti rialzi e fai lo stesso salto, ti rispacchi. Finché non ti viene bene, lo fai. Quello per me, cioè... Boh, può essere veramente tramutato nella vita, proprio così in generale.